Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che comincia la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. La seconda parte è quella che va in onda dalle ore 19. In questa trasmissione leggiamo ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e andiamo avanti con i nostri discorsi. Solo che questa sera, per opportunità, salterò, cioè nel senso che anziché cominciare dal capitolo continuando quello che avevamo già letto, salterò al capitolo 9. Ciao Mario, buon viaggio, auguri. Salterò al capitolo 9 e salterò esattamente ai guardiani che portano a diventare eterni della specie umana, capitolo 9, per cui chiunque ha ciò che porta a diventare eterni nella religione romana può seguirlo anche col libro. Perché parto da questo? Perché ormai devo accelerare alcuni passi di questo libro per portarmi a marzo, per la conferenza che terrò a marzo a Vicenza. E naturalmente i pezzi che ho saltato li riprenderò dopo e continuerò a leggere la parte che ho saltato. Non è che me la dimentico quello che ho saltato, almeno spero di non dimenticarmela. E niente, quello che volevo cominciare ad affrontare è i guardiani che portano a diventare eterni della specie umana. Prima di parlare di questo, però, parliamo un pochino della conferenza che teniamo presso il centro sociale Carrosseria di via Camarcello 14 a Mestre, sabato 20 febbraio 1999. Presso questo centro sociale praticamente mi ha invitato a tenere una conferenza dal titolo "È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto." Ecco, questo è il titolo della conferenza e il tema che andiamo a svolgere in quella situazione. Questa conferenza è nuova rispetto a tutte quelle che avevamo tenuto precedentemente. È nuova, però rispecchia gli stessi principi e gli stessi schemi, la stessa forza, la stessa propositività del paganesimo e della stregoneria. Questa conferenza essenzialmente punta sul paganesimo come effetto sociale, cioè il paganesimo come religione, il paganesimo che cresce all'interno di un sistema sociale dominato dall'orrore cristiano. E appunto per fare questo andiamo a svolgere dei sottotemi di cui è divisa la conferenza. Tratteremo cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino di libertà degli esseri umani. Bene, questa conferenza noi la tratteremo il giorno 20 febbraio alle ore 16 presso il centro sociale La Carrosseria, via Camarcello 14, Mestre, Venezia. Il relatore sarò io assieme all'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Per cui se qualcuno è nella zona di Mestre, se qualcuno vuole sentire dei discorsi di stregoneria e di paganesimo, beh, non fa altro che venire alla carrozzeria il giorno 20, sabato 20 febbraio alle ore 16 e ascoltare quello che noi esponiamo. Dopo l'esposizione ci sarà, risponderemo a domande, risponderemo a quesiti, ci confronteremo chiaramente con le persone che vengono. Benissimo, allora mi faccio un appunto perché ho bisogno di fare un'azione, mi sono dimenticato di mettere un appunto agli amici Ivano e Laura in cassetta delle poste e devo ricordarmi di farlo prima di scappare via. Un'altra cosa, un'altra conferenza la terremo a Vicenza il 7 febbraio, ma di questa conferenza ne parleremo da giovedì prossimo. Sarà una conferenza più di stregoneria, più di magia che altro.
Bene, detto questo, cominciamo la trasmissione di stasera. Trasmissione di stasera, ricordo, se qualcuno non avesse seguito le trasmissioni precedenti, nella trasmissione precedente abbiamo terminato ciò che porta a manipolare l'attenzione, ed era il capitolo 5. Bene, ora saltiamo il capitolo 6, che è partendo da ciò che porta a diventare eterni. Scusate un attimo. Ah, perfetto, grazie. Saltiamo ciò che partendo da ciò che porta a diventare eterni, il senso dell'epiteto nella religione romana in relazione a ciò che porta a diventare eterno, e saltiamo anche ciò che porta alla relazione con la natura. Non che questi capitoli siano meno importanti dell'altro, ma ho necessità di accelerare la lettura di questi capitoli proprio per prepararmi anche alla conferenza di 7 marzo. Per cui ho deciso di saltare e di partire dai guardiani che portano a diventare eterni della specie umana. Siccome il capitolo è anche abbastanza lungo, ci metterò almeno 3 trasmissioni per leggerlo tutto. Bene. E questa trasmissione andrò avanti a leggere fin verso le 8 e dopo concluderò con altri discorsi. Per cui i guardiani che portano a diventare eterni della specie umana. Cos'è un guardiano? Io vi ho già detto che io sono un guardiano dell'anticristo, no? Ormai tutti dovrebbero sapere cosa significa il termine guardiano dell'anticristo. E partendo da ciò che significa il termine guardiano dell'anticristo, sa anche che cosa significa significhiamo noi col termine guardiano, cioè è colui che protegge un divenire, che protegge una trasformazione, che protegge una sequenza di mutamenti che vanno verso una direzione. Nel paganesimo, vi ricordo sempre, l'essere umano non è creato da un dio pazzo. L'essere umano si trasforma attraverso un percorso di crescita continua oppure di decrescita quando si distrugge, quando è attraversato dalla magia nera. Ok, detto questo, cominciamo. I guardiani sono quei centri di energia vitale che preservano, relazionandosi, l'espansione dell'essere. Quando l'essere umano sviluppò la ragione, questi guardiani si svilupparono preservando il legame fra la ragione che vuole dominare l'essere umano e la tensione che porta allo sviluppo dell'essere luminoso che cresce. Questi centri di energia vitale crescono soltanto nella misura in cui svolgono la loro funzione di relazione fra la ragione dell'essere umano e lo sviluppo del corpo luminoso. L'essere umano può scordare i fini della sua esistenza, ma necessità ha imposto dei fare dai quali non può prescindere. Quei fare conducono l'essere umano anche quando la sua ragione lo costringe a brancolare nel buio. I guardiani conducono per mano la ragione dell'essere umano, mostrandogli il modo migliore per preservare se stessa. Così facendo, i guardiani portano la ragione a svilupparsi, sviluppando anche l'essere luminoso che cresce dentro l'essere umano. Così questi centri di energia vitale, e anche se li ignora, non comprendendone la funzione, di fatto, vediamo un attimino, di fatto, allineandosi per favorire il suo stesso sviluppo, favorisce l'emergere del corpo luminoso e dei suoi bisogni, che contribuiscono a lanciare l'individuo nell'infinito dei mutamenti. Questi centri vitali sono spesso comuni ad ogni altro essere della natura, ma agiscono prevalentemente sull'essere umano, in quanto l'essere umano e alcune altre specie che con l'essere umano hanno in comune la stessa via allo sviluppo della propria conoscenza e della propria consapevolezza, ha sviluppato una ragione delegando a questa il tentativo di descrivere il mondo e sviluppando il pericolo di soggiacere a questa descrizione, dimenticando fini e mezzi attraverso i quali esistere e divenire. Ci sono due ordini generali di guardiani che la specie umana si è data nel tentativo di diventare eterna: quelli in linea e in funzione del proprio sviluppo come essere della natura, e quelli all'interno dello sviluppo culturale.
tutti poggiano su una stessa base reale, finalizzata al divenire eterno eterno della specie, e tutti hanno la funzione di conservare la memoria alla specie per preservare il ricordo del proprio divenire, anche quando la ragione dimentica gli scopi per cui la specie esiste. Anche sotto il tallone di ferro del macellaio di Sodoma e Gomorra e dei suoi poliziotti, questi guardiani, formatosi nel corso del divenire della specie, permettono agli esseri umani di percorrere un sentiero virtuoso volto a diventare eterni. Si dimenticano i fini dell'esistenza, ma le sensazioni di cosa sia bene fare per se stessi, nella relazione col circostante, ci permette di accumulare energia vitale tale da consentire all'essere umano di accumulare una quantità sufficiente di energia vitale per superare la morte del corpo fisico, trasformandola in nascita del corpo luminoso. I guardiani non curano la relazione fra l'essere umano e il circostante, curano l'essere umano per predisporlo alla relazione col circostante. Quanto definiamo guardiano spesso è solo un aspetto del centro di energia vitale in relazione all'esistere del singolo individuo all'interno della sua struttura culturale, della conoscenza e del sapere oggettivo entro il quale è divenuto. Il guardiano, per quanto riguarda i suoi effetti sulla ragione, serve a garantire all'individuo un non ritorno dopo il faticoso cammino per la fondazione della sua ragione. Serve a fissare gli elementi del proprio divenuto, proprio perché questi elementi sono centri di energia vitale, tali da incamminarsi lungo cammini di mutamenti per diventare eterni. Sono vigili affinché gli esseri umani percorrano quei mutamenti e li facciano propri relazionandosi. Per allontanare un individuo dalla relazione con questi centri di energia vitale è necessaria una violenza che superi la forza del divenire della specie, e solo i cristiani nella storia saranno in grado di dispiegarla, distruggendo il divenire degli esseri umani, costringendoli a ripiegare per costruire nuovi percorsi, spesso paralleli o chiamando e modificando i vecchi con nomi diversi per lo sviluppo dell'eternità della specie. Sicuramente ci sono altri centri di energia vitale che fungono da guardiani per preservare il divenire degli esseri umani, ma citare questa serie permette di comprendere come l'essere umano in realtà non è mai stato solo nella sua lunga lotta per la fondazione del proprio divenire contro l'orrore cristiano. Permette di capire perché i cristiani non sono mai riusciti a mettere in ginocchio l'essere umano trasformandolo in succube del loro Dio, anche quando l'essere umano non sapeva né leggere né scrivere ed era stato privato della capacità di guardare il tempo mentre viene incontro. Il circostante chiamava l'essere umano. Per svegliare l'essere umano doveva agire su quanto la specie umana aveva introdotto nell'essere umano, la sua capacità di guardare l'universo per rivendicare il proprio potere di essere. Il circostante poteva far appello ai guardiani che da dentro l'essere umano premevano affinché prendesse nelle proprie mani il proprio divenire. Per distruggere l'essere umano, i cristiani dovevano annientare i guardiani cui si riferiva, e per distruggere questi doveva imputare loro valore e riferimenti diversi da quelli attribuiti dal divenire della specie. In altre parole, tentarono di strappare il senso al guardiano. Anziché riferire il bisogno e la necessità espresse dal guardiano al divenire dell'essere umano, la riferirono alla necessità di assoggettamento del loro Dio. Se per i pagani l'assoluto era il divenire dell'essere umano, per i cristiani l'assoluto era il loro Dio. Dunque, i guardiani dovevano essere piegati a questo nuovo assoluto. Non bisogna mai dimenticare come le necessità dell'imperatore Dio prima e i cristiani dopo hanno piegato il senso dei guardiani per farli coincidere alle proprie necessità, e che quanto noi oggi possiamo raccogliere è quanto è filtrato superando il loro fare. Pertanto le notizie sono spesso distorte dall'azione distruttiva dei cristiani. La costruzione dell'essere umano, il suo divenire eterno, avviene nell'abbondanza, e il primo guardiano è l'abbondanza. Allora, per spiegare cosa si intende per guardiano, devo dire ai radioascoltatori, fermo un attimo la lettura, che il guardiano è una coscienza di sé. Come io sono una coscienza di me, come la persona con cui parlo è una coscienza di sé, come l'albero è una coscienza di sé, così il guardiano è una coscienza di sé.
è una coscienza di sé, di energia che attraversa la specie umana o attraversa la natura o attraversa tutti gli esseri che hanno comportamenti, azioni, bisogni, tensioni che vanno nella direzione che il guardiano indica. Per cui se voi avete un bisogno, se voi avete una tensione, questo è un guardiano che vi spinge. Naturalmente esiste la pulsione di morte che vi strappa i guardiani e mette le persone nella direzione della sottomissione, le costringe a non guardare il tempo che viene incontro, le costringe a non prendere nelle proprie mani il proprio futuro, il proprio divenire. E questo è l'effetto della pulsione di morte. La pulsione di morte taglia il legame fra l'essere umano e il guardiano. E adesso andiamo a vedere quali sono questi guardiani. Ricordate che quando io parlo di guardiani non mi riferisco a degli aggettivi, mi riferisco a degli esseri, cioè a delle persone, se volete parlare in questo modo, a delle persone che hanno dei bisogni, quello di espandersi, quello di estendere la loro qualità, la loro qualifica, il loro essere all'interno di tutti gli esseri o della stessa specie o della natura. Per cui mi riferisco a degli esseri, a degli dèi, a delle tensioni, no? Che hanno il bisogno di espandersi e dal loro bisogno di espandersi alimentano se stesse per crescere. Per cui stiamo parlando di dèi, stiamo parlando di divinità e queste divinità possono crescere nella misura in cui l'essere umano, adesso mi sto riferendo alla specie degli esseri umani, riconosce questa divinità, questo bisogno, questa tensione, questo fine, questa parte di intento dentro se stesso. E il primo guardiano che incontriamo è abbondanza. È abbondanza o copia che indica all'individuo necessità di costruire benessere e ricchezza per sviluppare il proprio divenire eterno. Costruire, non appropriarsi saccheggiando. Abbondanza ha un senso per chi trasforma merci in prodotti e ha un senso diverso per chi si appropria di merci e prodotti togliendolo ad altre mani. Entrambi chiamano il possesso abbondanza. Per i costruttori, abbondanza è un centro di energia vitale a cui tendere e con cui relazionarsi attraverso il loro sapere e la loro conoscenza. Per i saccheggiatori, abbondanza è la quantità di bottino che sono riusciti ad appropriarsi distruggendo l'esistente. I saccheggiatori distruggono abbondanza per avere abbondanza di merci e prodotti. Avere in abbondanza per i distruttori e i profittatori significa costruire la miseria in chi si relaziona con abbondanza, in chi costruisce abbondanza per fondare il proprio divenire nell'eternità. Avere in abbondanza significa costruire la miseria fra chi ha la capacità di relazionarsi con abbondanza per costruire il divenire della propria specie. Il costruttore deve difendere il costruito e nello stesso tempo deve diffondere la capacità di costruire come elemento del divenire della propria specie, a difesa della sua capacità di costruire. La capacità di costruire e di manipolare merci, trasformandoli in prodotti atti a soddisfare i bisogni umani, rappresenta la relazione fra gli esseri umani e abbondanza, per costruire il loro divenire eterni come esseri umani e come abbondanza in relazione con loro. Naturalmente nel libro Abbondanza del potere di avere è scritto con la minuscola, perché è ciò che abbonda, le cose che abbondano all'individuo, mentre abbondanza del costruttore, cioè la capacità del costruttore che costruisce, la capacità del contadino che coltiva la terra, la capacità di chi costruisce bene i propri figli, cioè dà ai propri figli le possibilità di diventare eterni, cioè di sviluppare se stessi, di essere padroni della propria vita. Bene, questa abbondanza è scritta in lettera maiuscola perché è l'abbondanza come divinità. Quanto preoccupa l'essere umano è quanto lo blocca e gli crea difficoltà nello sviluppo del proprio divenire. Davanti alle difficoltà dell'esistenza, l'essere umano deve curare la predisposizione di se stesso per superare le difficoltà. Deve mettere attenzione al suo fare per impedire all'oggetto della sua preoccupazione di sopraffarlo.
Questo aspetto specifico lo troveremo ripetuto più volte sia in centri di energia vitale che esprimono esigenze diverse in situazioni specifiche e generali, sia nel fare della religiosità romana attraverso la lustrazione dei sali, l'azione dei fratelli Arvale o ancora l'intervento degli auguri e degli auspici prima di intraprendere qualunque azione importante. Curare quello che si fa in funzione del proprio divenire. Mettere cura. Relazionandosi con cura, diventare cura. Questo centro di energia vitale. Ciao! Ok! Questo è un saluto di Franco, eh? Curare quello che si fa in funzione del proprio divenire. Mettere cura. Relazionandosi con cura, diventare cura. Questo centro di energia vitale attrae gli esseri umani ogni qualvolta si predispongono ad intraprendere qualche cosa. Il suo sviluppo è furia. Quando cura non si può esprimere per la soddisfazione delle necessità, allora subentra furia per spezzarne gli impedimenti. Solo che furia tende ad appropriarsi dell'essere umano e del suo fare. Pertanto rappresenta l'ultima risorsa. I cristiani hanno tre scimmiette, non vedo, non sento e non parlo, e indicano queste tre scimmiette come virtù per se stessi e come difetto riprovevole nei loro schiavi. Fama è l'opposto di questo. Fama come Dio, eh? Non è sottoposta a gerarchia ed è talmente libera da vivere in un luogo opposto fra la terra, il cielo e il mare, in ogni luogo dove solo la percezione umana può giungere. Fama è raffigurata con grandi ali pieni di occhi, di bocche e di orecchie. Fama nega il segreto, diffonde qualunque cosa vede e sente. I cristiani imporranno il segreto, o il mistero se volete, perché il segreto serve a nascondere inganno agli occhi degli esseri umani, e solo col segreto si può ingannare gli esseri umani rubando loro il divenire. Nulla deve essere nascosto, ogni cosa deve essere manifesta. Questo dice il centro di energia vitale Fama. Quando sgomento un essere umano si rivolge a Fama per poter affrontare quanto ignora, Fama gli risponde: i segreti o si svelano o si ignorano. I segreti si costruiscono con le parole della ragione. Costruisci il silenzio e giungerai all'essenza del segreto che potrai distruggere con il fare. Il segreto è solo illusione. Solo chi usa il terrore attraverso il quale diffonde sottomissione ha paura di segreti di chi nasconde le proprie intenzioni per poter continuare ad esistere senza autodistruggersi. Dice il terrore cristiano. Non c'è nulla di quanto detto in segreto che non sarà manifesto. Ma in segreto c'è solo il cammino di libertà quando il terrore non concede altre vie. Allora Fama alimenta il bisogno della conoscenza per alimentare il cammino di libertà. Cerca, guarda, ascolta, diffondi, così costruirai libertà. Fama spinge gli esseri umani perché solo il terrore ha bisogno di segretezza. Quando gli esseri umani inventarono la stampa e diffusero la scrittura e la lettura, scoprirono la miseria dottrinale dietro la quale si celava il macellaio di Sodoma e Gomorra, e con quanto terrore i cristiani hanno coperto e coprono la sua descrizione. Fama spinge gli esseri umani a conoscere e a diffondere affinché nessuno possa costruire catene con le quali bloccare il loro divenire nell'eternità. Il cristianesimo ha trasformato Fama in una sorta di mito, soggettivazione dell'oggetto di venerazione. Non la diffusione del fare e della conoscenza, ma la diffusione di aggettivi attraverso i quali soggiogare gli esseri umani. Così i cristiani hanno svuotato Fama della conoscenza per trasformarla in apparenza, vestita di nulla, davanti alla quale mettere in ginocchio gli esseri umani. Ridotta in questo modo, Fama può essere manipolata da chi pensa di averle spezzato le ali nel tentativo di distruggere il divenire degli esseri umani, vendendo a questi inganni per fini funzionali ai loro padroni. Agire nell'armonia, agire, costruendo e dilatando se stessi, consente al circostante di dilatare se stesso. Distruggere il circostante equivale a distruggere se stessi.
Distruggere se stessi per non distruggere il circostante. Tre modi per relazionarsi col circostante, ma solo il primo è il risultato della relazione fra l'essere umano e la divinità favore. Solo il primo fonda il primo divenire eterno e perciò viene reso favorevole da un circostante che, relazionandosi con favore, fonda il proprio divenire eterno. È favorevole quanto l'essere umano costruisce attraverso il suo sapere e la sua conoscenza. È favorevole quanto coincide coi bisogni e le necessità del circostante. Quanto coincide con il divenire del circostante, force dal quale la ragione prese forma incominciando la propria descrizione e limitazione. Il circostante favorisce quanto è in armonia con se stesso. Quanto favorisce il suo divenire eterno. Per la ragione dell'essere umano è come muoversi bendata dentro il caos del circostante, con la paura che questo caos l'avvolga e la distrugga. Force distrugge la ragione solo quando questa cessa di dilatarsi in force. Si chiude in se stessa, porta l'essere umano alla distruzione attraverso la sottomissione. Per i cristiani era necessario distruggere l'essere umano e per far questo era necessario distruggere favore e il suo divenire attraverso la coltivazione dell'armonia fra l'essere umano e il suo circostante. Per questo motivo i cristiani imposero la loro morale e la loro etica fatta di sottomissione al loro Dio e a se stessi in quanto suoi rappresentanti. Così dissero, solo sottomettendosi a loro si potevano ottenere i loro favori. Favori che permettevano di sottomettere gli esseri umani rubando loro il pane. È nota la guerra condotta fra gli altri da Gelasio I il Corrotto per costringere re e imperatori a sottomettersi alla Chiesa cristiana per ottenere i suoi favori attraverso i quali sottomettere e gestire gli schiavi umani. E i cristiani tentarono di distruggere il centro di energia vitale, favore, distribuendo diritti di assoggettamento. Fede è un guardiano. Attenzione, adesso lo dico anche a un mio amico che è appena partito in macchina e che sta ascoltando. Bene, fede come Dio. Fede è un guardiano attraverso il quale l'essere umano costruisce la relazione col circostante. L'essere umano deve essere uguale a se stesso, non deve costruire inganno rispetto a se stesso. Per non costruire inganno rispetto a se stesso, non deve costruire inganno rispetto al circostante. Ingannare significa costringere se stessi a far proprio inganno, come metodo di relazione col circostante. Indubbiamente, quando si riesce ad imporre inganno al circostante, ci si sente molto furbi. Ma inganno avvolge e fa proprio l'ingannatore, che finisce per ingannare il circostante, ingannando se stesso. Quando inganno si appropria dell'individuo, questo non riesce più a distinguere il circostante, non riesce più a distinguere quanto nel circostante agisce, favorendo il suo sviluppo, e quando agisce per distruggerlo. Inganno, appropriandosi dell'individuo, lo inchioda nell'attimo presente, impedendogli di guardare il tempo mentre viene incontro. Inganno, avvolgendo l'individuo, gli impedisce di compattare se stesso nei confronti del circostante. Così il circostante, per poter svilupparsi, è costretto a distruggere e liberarsi dell'individuo in quanto la sua presenza e il suo fare impediscono lo sviluppo del circostante. Solo che il circostante lavora sui mutamenti, mentre l'individuo agisce nell'immediato attraverso l'imposizione della ragione. Il risultato è che il circostante, alla scomparsa dell'individuo, continua a svilupparsi, mentre l'individuo semina inganno come metodo di relazione fra gli individui. Vi ricordo che non prendo telefonate, fin verso le 8. Il risultato è che l'uscita da inganno implica tanta fatica quanto è stata necessaria per imporre inganno. Fede indica gli esseri umani come ogni cosa sia uguale a se stessa ed è necessario essere uguali a se stessi per affrontare il circostante, fondersi e percorrere un cammino virtuoso verso il proprio divenire eterni. I cristiani trasformarono fede in fedeltà ad un padrone, ad un Dio. Non ci può essere fede ad inganno, non si può essere fedeli ad un inganno, libertà lo vieta.
L'essere umano si sente insoddisfatto, la ribellione monta, furia si scatena. Fede mantiene l'essere umano legato al proprio essere, alle proprie trasformazioni, al proprio divenire. Spesso la ragione trasforma questa fedeltà a se stessi come diritto ad appropriarsi dell'esistente, esattamente come essa si arroga il diritto di appropriarsi dell'individuo. Appropriarsi dell'esistente piegandolo ai bisogni condizionati della ragione non è fede come divinità, è rantolo di impotenza davanti all'esistente. Anche l'immagine con la quale viene raffigurata fede, con un cane accanto, viene deformata dal comando sociale. Il cane è fedele al proprio padrone, dice il comando sociale. In realtà l'essere cane non è fedele ad un proprio padrone, è compartecipe alla stessa banda, della stessa muta. Ricordo che non rispondo alle telefonate, se qualcuno sta telefonando può anche smettere di telefonare, se no continui pure. L'essere cane stipula un patto con un essere umano aiutandosi a vicenda per seguire la propria via al reciproco divenire eterni. L'essere cane non è assoggettato ad un padrone, è alleato ad un essere umano insieme al quale percorre il proprio sentiero. È l'essere umano, distrutto davanti al comando sociale. È l'essere umano assoggettato, piegato e sottomesso, che ritiene di essere padrone di un cane. Pretende che questo lo obbedisca esattamente come il comando sociale pretende che egli obbedisca. L'essere cane si arrende davanti a questo comportamento, lo subisce, ne soffre, non riesce a modificarlo, si limita a subirlo sperando in un cambiamento. Certi esseri cani hanno prodotto dei grandi mutamenti, dei grandi divenire, trasformando la morte del corpo fisico in nascita dell'essere luminoso di origine essere cane. Ma quanti hanno sofferto perché il padrone li considerava poco meno di giocattoli e pretendeva da loro obbedienza? Di quanta sofferenza è seminata la strada del proprio divenire eterno di ogni essere della natura ogni volta che è imposto una relazione simbiotica con un essere umano assoggettato al comando sociale o parte di esso? Questo guardiano provvede affinché nessun essere umano dimentichi la fedeltà a se stesso, in relazione al circostante, e alimenta ogni essere che, agendo per sviluppare se stesso, contribuisce a sviluppare il circostante. Questo guardiano prese forma e vita col primo respiro del primo essere della natura, quando sviluppò la necessità di svilupparsi, quando considerò se stesso importante, fondamentale, e attraverso il ritenere se stesso importante, fine fondamentale del proprio esistere e del proprio sviluppo. Con questo ritenne fondamentale lo sviluppo dell'oggettività in cui viveva per migliorare e favorire le condizioni del proprio sviluppo. Proteggere la fedeltà a se stesso di ogni essere è il compito di fede. Soltanto proteggendo la fedeltà di ogni essere per se stesso si può proteggere ogni relazione simbiotica all'interno dell'essere natura, rivitalizzando le linee di tensione e la forza del divenire attraverso i mutamenti che la attraversano. Fede è un grande guardiano del divenire umano. Lavora perché questo non possa venire messo in ginocchio. Fede agisce sugli esseri umani arricchendo la loro energia vitale mentre affrontano il circostante. Può aiutarli a percepire le opzioni attraverso le quali effettuare le loro scelte, può arricchire chi sceglie cammini di libertà. Altro fede non può fare. Non può obbligare nessuno a scegliere cammini di libertà dopo che ha distrutto la propria energia vitale attraverso la sequenza di scelte autodistruttive. Pertanto, anche quando la pulsione di morte degli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra costringevano gli esseri umani a strisciare, alimentava le scintille di libertà che ogni essere aveva dentro di sé, favorendo anche piccoli passi, piccoli sprazzi attraverso i quali fondare il divenire. Fede è un grande guardiano di tutti gli esseri della natura, un grande guardiano per proteggere il divenire della specie umana. Fortuna deve essere associata a forza. E per quanto riguarda fede, fede è una divinità nella misura in cui l'essere umano è uguale a se stesso, cioè nella misura in cui l'essere umano
fa coincidere il proprio fare alla propria azione, alla propria, cioè il proprio fare alla propria parola, il proprio dire al proprio fare, il proprio proponimento a quanto sta dicendo. Solo in questo momento fede diventa una divinità e l'essere umano si fa divinità fede, cioè si fa fede soltanto quando l'essere umano è uguale a se stesso. Quando l'essere umano diventa fedele a un oggetto esterno, a un padrone esterno, a un capo esterno, a un oggetto che non è se stesso, bene, in quel momento diventa elemento autodistruttivo di se stesso. Si può usare il termine fede come fiducia, cioè io ho fiducia che tu farai queste cose, ma io ho fiducia che tu farai queste cose nella misura in cui io conosco te stesso, io ti conosco, e conoscendoti o conoscendo una parte di te, presumo che tu certe cose le farai. Allora io ho fiducia in te. Però attenzione, la fiducia in te è soltanto nella misura in cui io sono fede rispetto a me stesso, cioè nella misura in cui io sono in grado di vedere in te che tu sarai uguale a te stesso o che tu potrai essere uguale a te stesso, che tu, che quello che farai tu sarà oggetto che si riverserà in me. Però per far questo io devo essere uguale a me stesso, io devo farmi fede, cioè io devo diventare la divinità fede, perché se non divento la divinità fede non riesco a vedere questo in te. Ricordate, il divino che ci circonda lo raggiungiamo soltanto sviluppando il divino che abbiamo dentro. E passiamo a fortuna. Ricordo sempre che force e fortuna sono in realtà la stessa cosa, cioè dal punto di vista lessicale, dal punto di vista grammaticale e del significato è esattamente la stessa cosa. Però io le ho dovuto dividere in due. Perché ho dovuto dividere in due? Perché ho dovuto dividere fortuna come la capacità dell'essere umano di compattare se stesso all'interno dello sconosciuto, e force diventava lo sconosciuto, cioè la cosa non conosciuta all'interno della quale l'essere umano si muove. Per cui io ho dovuto fare questa divisione, la divisione l'ho fatta io, il concetto l'ho costruito io, per cui io sono responsabile di questa forma mentis che viene fuori comunque dal paganesimo primordiale, soltanto che nel termine force, fortuna, implicava le due cose unite assieme. Io, per dare una spiegazione, per dare una costruzione di un'immagine mentis, di una forma mentis, di un concetto filosofico, ho dovuto scindere le due cose, e per scindere le due cose ho usato lo stesso vocabolo in latino e in italiano. Fortuna deve essere associata a force. Se force è il caos che circonda la ragione, fortuna è un centro vitale che induce l'essere umano la necessità di compattare se stesso per affrontare lo sconosciuto e l'inconoscibile. Fortuna deve essere associata a force in quanto l'essere umano diviene da force. Quando l'essere umano nasce dalla vagina della propria madre, egli è il prodotto, per quanto ne può sapere la sua ragione, dello sconosciuto che lo circonda e che lei non è in grado di affrontare. La ragione si costruisce. È divenuta dal momento della nascita. Quel divenuto non può essere soltanto subito. Il circostante esercita la propria volontà sul nuovo venuto e il nuovo venuto deve imparare a compattare se stesso per affrontare il circostante. L'essere deve affrontare il circostante guardingo, pronto ad afferrare ogni occasione, pronto a sospendere il giudizio. L'essere deve affrontare lo sconosciuto che gli viene incontro senza subire passivamente quanto lo circonda. In quanto lo circonda deve imparare a scegliere, deve disciplinare i suoi bisogni e le sue necessità e le sue scelte attraverso le quali soddisfare le sue necessità. Tutto ciò che è bene per il soggetto è tale in quanto un individuo lo ottiene compattando se stesso e affrontando il circostante. Quanto ottiene un essere umano dal sostituire un proprio divenire? Quanto ottiene un essere umano dal sostituire un proprio divenire da contrapposizione a relazione simbiotica, dal tentativo di possedere alla relazione simbiotica col circostante fino a diventarne parte? Ogni essere della natura compatta se stesso per ottimizzare la soluzione delle contraddizioni in funzione di un migliore sviluppo del proprio divenire. Adattamento favorevole al proprio sviluppo. Adattamento favorevole implica fortuna.
implica lavoro in armonia con ogni adattamento, implica lo sviluppo del divenire del soggetto in relazione allo sviluppo dell'intero circostante. La rappresentazione di Fortuna era quella di una giovane donna, il corpo luminoso in formazione attraverso la relazione col circostante, è sempre giovane e diventa adulto solo nel momento della morte del corpo fisico. Era rappresentata su una ruota. La ruota rappresentava il movimento, il divenire che Fortuna implicava. Non si ha fortuna per esistere, si è fortuna nel trasformarci. Fortuna è compatazione di se stessi in funzione del proprio divenire. A proposito, è fortuna su una ruota, è una simbologia. Poi esistono tante altre fortune che vengono trasformate all'interno delle varie culture. La fortuna sulla ruota è stato uno dei simboli iniziali, che è quasi sparito in effetti. Gli occhi erano bendati in quanto lo sconosciuto del circostante è nascosto alla ragione. La ragione non conosce lo sconosciuto che ci circonda, ma compattare se stessi permette di affrontare il circostante nelle migliori condizioni. Fortuna costruisce l'essere aiutandolo ad affrontare il circostante. Non piega il circostante alla descrizione dell'essere. Quando si è bendati nello sconosciuto, si può essere compatti. Essere compatti significa affrontare il circostante seguendo un cammino di libertà. E mentre si segue quel cammino, ecco il circostante affiancare qualunque essere che segue quel cammino. Fortuna è un guardiano, il cui scopo è selezionare gli esseri nel loro percorso per diventare eterni. Compattare se stessi permette di non essere distrutti dall'oggettività. Significa indurre coscienze che scelgono a fare delle scelte favorevoli o almeno non distruttive al proprio divenire. Essere compatti significa essere fortunati. Pom pom, dove siamo arrivati? Ho perso il segno. Allora, questo guardiano degli esseri umani della natura ha affiancato l'essere della natura nel momento stesso che ha affrontato la propria sequenza del divenire. Gli esseri della natura hanno sempre una possibilità di diventare eterni, ma nell'essere natura queste possibilità non sono scontate, sono possibilità. È pertanto necessario compattare se stessi per poter afferrare ogni possibilità attraverso le quali sviluppare se stessi. Ogni volta che una possibilità era superata, aumentava il potere di essere del singolo essere che, fondendosi con fortuna, ne diventava parte. I cristiani provvidero a distruggere fortuna. Vollero soppiantarla dalla provvidenza divina, un sistema attraverso il quale distruggere la capacità di compattare se stessi. La provvidenza divina è un mezzo per distruggere fortuna, annullando la tensione umana nell'affrontare il circostante, confidando in un ipotetico Dio, in Dio. Dio protegge gli esseri umani, affermano i cristiani. Dio vede e provvede, dicono i cristiani. Perché non confidare in Dio? È più facile confidare in Dio che determinare il proprio esistere affrontando l'oggettività. È più facile confidare in Dio che compattare se stessi, usando volontà e determinazione per affrontare il circostante. Se qualcuno voleva usare la volontà e la determinazione per sviluppare il proprio potere di essere, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra provvedevano ad annientarlo armi alla mano, provvedevano a terrorizzarlo, provvedevano a distruggerlo. Chi usa le proprie determinazioni rifiuta la provvidenza divina e compatta se stesso per affrontare l'infinito dei mutamenti. Il Dio dei cristiani non può assoggettare chi compatta se stesso, non lo può privare della sua energia vitale. Il Dio dei cristiani e delle religioni rivelate è terrorizzato dagli esseri umani che compattano se stessi. Fortuna è un grande guardiano del divenire umano, è un centro di energia vitale che favorisce ogni essere che tende a diventare eterno compattando se stesso, chiamando le cose col loro nome, sfruttando ogni possibilità che incontrano per dilatarsi nel circostante. L'unico modo per essere fortuna è quello di rivendicare davanti all'universo il proprio diritto a diventare eterno compattando se stessi attraverso il fare quotidiano. E qui
interrompo la lettura, perché il prossimo guardiano è Fuga. Poi continuiamo con Onos, continueremo con Invidia, continueremo con Libentina, continueremo con Mens, con Modestia, con Murcia, con Occasione, con Mutino, con Peta, Odorina, Pietas, Pigrizia, Pollenzia, Prudenzia, Pudicizia, Quiete, Ridiculus. Continueremo con Salus, Semosanco, Senectus, Silenzio, Tacita, Sorte, Speranza, Tosse, Tutano, Verita, Verdicticordia, Vertumno, Vigilanzia, Violenzia, Viriplaca, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, non è che ce ne siano tantissimi dopo quelli che ho detto, eh? Bene, questa è la parte di oggi in ciò che porta a diventare eterni nella religione romana. Abbiamo parlato dei guardiani perché ho detto che mi serve fare questo pezzo per prepararmelo per febbraio. Però mi interessava anche cominciare il discorso sul guardiano. Perché è importante il discorso sul guardiano? Perché è l'elemento che fa coincidere la stregoneria col paganesimo. Cioè, un individuo per riuscire a scoprire il paganesimo, vedere la sostanza del paganesimo, deve riuscire a scoprire che le linee di tensione che attraversano il mondo sono consapevoli di se stesse, usano le proprie determinazioni, la propria volontà e possono scegliere la direzione in cui andare e la direzione in cui spostarsi per arricchirsi, per crescere. Bene, la direzione che loro scelgono è la direzione che l'individuo chiama, è una direzione empatica, cioè se io sviluppo la compattazione di me stesso nell'affrontare lo sconosciuto che ho attorno, automaticamente io chiamo la divinità fortuna. Cioè quella linea di tensione che io identifico come fortuna, quella che si alimenta del mio compattarmi per affrontare lo sconosciuto, automaticamente la tiro. Abbiamo già parlato degli esseri di energia vitale che si cibano di energia vitale stagnata. Nella misura in cui un individuo si mette in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, automaticamente arrivano questi esseri e alimentano questo suo mettersi in ginocchio, anzi cominciano già prima, fin da appena nato. Per cui la qualità dell'energia, il nostro fare, dà una qualità alla nostra energia vitale che allontana certe cose e ne avvicina delle altre. Il nostro fare, le nostre azioni, il nostro modo di rapportarsi col mondo va a chiamare le divinità oppure va a chiamare esseri di morte. Per cui è il nostro fare alla fin fine che determina se chiamare le divinità che ci aiutano a sviluppare noi stessi, perché sviluppando noi stessi alimentano le divinità, oppure se distruggere, se distruggiamo il nostro divenire mettendoci in ginocchio. Ebbene, i guardiani rappresentano il passaggio dalla stregoneria al paganesimo. Però non è necessario riuscire a vederli in quanto tensioni nel mondo che ci circonda per chiamarli, ma è necessario agire, cioè è la nostra azione che li chiama. Esistono delle persone che chiamano le divinità che li circondano solo perché fanno delle azioni. Sei pronto? Pronto, Claudio? Sì? Buonasera, sei, sono Alberto. Dimmi. L'ho sentito dire che c'è una conferenza, mi pare, di un sabato. A Mestre, sì. A Mestre? Sì. Sta capendo, se potrei sapere qualcosa di più di questa conferenza e quando e come? Sì, l'ho già detto prima, lo ridico adesso. Dispiace che sento per radio. Va bene, ok, ciao, ciao. Sì, grazie. Ciao, ciao. Allora, ripeto ancora il discorso fatto prima, no? Teniamo una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Questa è la conferenza. La teniamo su invito del centro sociale La Carrosseria, centro sociale Carrosseria, in via Ca Marcello 14 a Mestre. Allora, via Ca Marcello
14 Mestre, è una via vicino alla stazione di Mestre praticamente. Sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16. Allora, sabato 20 febbraio alle ore 16. I sottotitoli di questa conferenza, cioè questa conferenza sarà sviluppata in quattro sottotitoli: il cristianesimo e il cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Dunque, l'appuntamento è sabato 20 febbraio alle ore 16 presso Carrosseria, via Camarcello 14 a Mestre. Se qualcuno vuole, ben venga, può assistere all'esposizione e dopo, se ha qualcosa da chiedere, qualcosa da dire, ci possiamo confrontare. Boh, detto questo, vado avanti con il discorso. Non è necessario, non è necessario riuscire a vedere, riuscire a percepire, riuscire a trasformarsi per compenetrare fisicamente, non è neanche fisicamente, la compenetrazione fisica c'è sempre, diciamo così, vederle queste linee di tensione che ci attraversano, non è assolutamente necessario questo, è necessaria l'azione, cioè l'azione determina la comunione fra noi e queste linee di tensione, per cui la comunione fra noi e il divino che ci circonda avviene attraverso le azioni che noi mettiamo in essere. Le azioni che noi mettiamo in essere allontana gli spiriti neri e avvicina gli dèi. Detto questo, possiamo anche fare un elenco degli dèi e possiamo anche invocarli. Perché? Perché noi ci facciamo fede. Cioè, se io invoco fortuna nella mia azione è perché io mi sto compattando per affrontare uno sconosciuto. Cioè, io sto per affrontare una battaglia, sto affrontando delle cose che non conosco. Io, per esempio, mi presenterò alla conferenza presso Carossa, via Camarcello 14, esporrò il mio pensiero e affronterò quello che mi si presenta. Per far questo io compatto me stesso. Compattando me stesso nel fare questa esposizione, nel prepararmi ad esporre il mio pensiero, io chiamo fortuna. Ma potrei anche dire, fortuna dammi una mano. Ora, fortuna dammi una mano, non è che io voglio essere fortunato per vincere alla lotteria, questa è la fortuna dei cristiani, è la provvidenza divina, è la speranza della Madonna che ti fa vincere la fortuna, che ti fa vincere il tano, questa è la fortuna dei cristiani ed è la distruzione di fortuna, perché la speranza in fortuna avviene quando si distrugge se stessi, quando si è distrutto se stessi si deve avere speranza nella fortuna, ma è solo perché si è distrutto se stessi. Mentre invece quando si costruisce se stessi, quando si compatta se stessi, allora non è necessario avere speranza in fortuna perché si compatta se stessi per affrontare uno sconosciuto. Ma compattare se stessi è un'azione, affrontare lo sconosciuto è un'altra azione. Allora per compattare se stessi significa che sono fatte tutte delle azioni precedenti che servono per strutturare noi stessi, esattamente come si sono fatte le azioni precedenti per distruggere noi stessi, quando noi ormai distrutti confidiamo nella provvidenza divina e pensiamo di essere fortunati perché abbiamo distrutto noi stessi, mentre invece compattando noi stessi noi abbiamo messo in essere delle azioni che ci hanno portato a farci uno, a trasformarsi in una cosa unita e compatta per affrontare uno sconosciuto. Questo è essere fortuna. E lo sconosciuto è force. Qualunque cosa sconosciuta si presenta è force. Noi siamo pronti per affrontare ciò che dallo sconosciuto si riversa verso di noi. Per cui siamo compattati, cerchiamo di prepararci al meglio, cerchiamo di fare sempre del nostro meglio, cerchiamo di mettere a posto tutte le cose, di comprendere più cose possibili, di essere preparati per qualsiasi cosa succeda. Beh, questo è farsi divinità, questo fare è un fare magico, è un fare divino, questo fare
è farsi fortuna, è chiamare la fortuna che ci sta attorno affinché continui ad alimentare questo fare. Bene, dice fortuna, ti sei compattato, hai messo in essere delle azioni, hai fatto del tuo meglio per essere pronto ad affrontare uno sconosciuto. Hai affrontato lo sconosciuto, hai avuto un risultato 5, un fallimento 30, benissimo, però intanto tu ti sei compattato per affrontare uno sconosciuto. Domani ti compatti per affrontare un altro sconosciuto, avrai un risultato un po' meglio o un po' peggio, però intanto tu ti sei compattato per affrontare lo sconosciuto. Domani continuerai a compattarti per affrontare lo sconosciuto. Non avrai più il concetto o la tentazione di dire vabbè, siamo perdere, fa finta di niente, cosa te vuoi che sia. No, non lasciamo più perdere. È importante affrontare ogni cosa che dallo sconosciuto si rivolge verso di noi. E per sconosciuto non intendo soltanto lo sconosciuto della magia, della stregoneria, dello sconosciuto che ci circonda, ma anche di tutte le cose che socialmente io non conosco, cioè tutte le condizioni sociali che io non conosco, perché se io faccio un progetto sociale, almeno altre 100 persone fanno dei progetti sociali che io dovrò affrontare. Bene, chiudo qui la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi do appuntamento per giovedì prossimo alle ore 15 con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Andremo avanti con i quadri della conferenza e continueremo la sera andando avanti con i guardiani di ciò che porta in mentalità l'essere umano, ciò che lo aiutano a compattarsi, ciò che lo aiutano a costruire la magia che ha dentro. E vi do appuntamento naturalmente per sabato 20 febbraio presso Carrozzeria di Mestre alle ore 16, dove sarà una conferenza di magia, stregoneria e paganesimo, dove esporremo i nostri principi. Attenzione, una nuova conferenza in relazione ai principi sociali. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Grazie per l'ascolto e a risentirsi a giovedì prossimo.